Vediamo ora questo esercizio sul paranco. Va bene? Io ho un motore su una puleggia di diametro di 1 e voglio sollevare un punto picche attaccato a un paranco mobile di una certa velocità, vero? Lo capite l'esercizio, vero? Io voglio sollevare VP, lo voglio sollevare con una velocità di 1,5 metri al secondo. E ho una ruota, un motore e gira, voglio sapere qual è l'omega del motore per generare questo movimento. Allora, qui ho tre pulegge mobili, posso fare tutto lo studio di velocità, ma so che di sicuro la velocità d'uscita del paranco è 2 alla n, la velocità di φ. Questo, n vale 3 pulegge mobili, 2 alla terza per VP. E viene 8 per 1,5 e fa 12 metri al secondo. Questa è la velocità V. Sono il numero di pulegge mobili. 2 elevato al numero di pulegge mobili, 2 alla terza. Per la velocità che si vuole sollevare, vorrebbe dire che questo è il moltiplicatore di velocità di questo. Va bene. A questo punto conosco la velocità d'avvolgimento, che sarebbe la velocità tangenziale alla puleggia. L'omega della puleggia sarà la velocità tangenziale è v fratto il diametro mezzi, quindi 0,3 fratto 2 oppure per 2. Omega per il raggio, va bene. V d'uscita, che è la velocità con cui se devi tirare su questo No, lato. attaccando le due, perché è uscita 2 NVP. Sarebbe 2 elevato alla n, numero pulegge mobili, che è 2 alla terza, che sono 3 pulegge mobili, 1, 2, 3, per la velocità di salita. Quindi io meno velocità tangenziale per 2 sta cambiando. Quindi abbiamo 2 per 12 fratto punto 3. Questa è la velocità di rotazione che deve avere il vostro motore per soddisfare questo tipo di movimento. Quindi V è 2 più VP. Non 2 pi greco, 2n. N è il numero di pulegge mobili. 2 elevato, non per, 2 elevato. Anche voi P sono elevati. No, sarebbe 2 alla n Non mi per avviso. anche voi P sono elevati. No, VP no, è la velocità di sollevamento. Tutto chiaro? Ci siamo? A posto? Tanta radiatis. Chiaro?